Salve a tutti ragazzi, benvenuti su Chris Tech. Oggi faremo, dopo l'unboxing che abbiamo fatto e la piccola anteprima del Teclastics 98 Air 3G Dual OS, facciamo anche un test gaming sulla versione Android e sulla versione Windows. Buona visione! Thank you.
Come abbiamo potuto vedere nel primo video con impostazione al massimo e risoluzione in 2K, Street Fighter non riesce a superare i 15 fps e si mantiene su una soglia costante di 4-7 fps, il che rende praticamente impossibile giocarci. Nel secondo settaggio, dove invece ho ridotto drasticamente le impostazioni, riducendo la qualità grafica a basso medio ed impostando una risoluzione di 1280x720, ovvero HD Ready, Street Fighter risulta ampiamente giocabile, infatti gli FPS oscillano dai 30 ai 45. Mentre per la versione Android ho voluto testare, come mio solito, anche nelle altre recensioni, c'è questo gioco, ovvero Real Racing 3. E devo ammettere che in questo caso il Teclast X98 si è comportato veramente molto bene. Come potete notare, il gioco non presenta alcun tipo di lag o problema grafico ed è giocabilissimo al 100%. Quando effettuiamo un sorpasso o ci sono molte macchine nella curva, non risulta comunque un affaticamento del processore o della scheda grafica e i comandi altrettanto rispondono in maniera efficace e reattiva. Tutti questi risultati positivi comunque sono merito del processore e la GPU, che insieme svolgono un lavoro veramente con ottimi risultati. Infatti parliamo di una scheda grafica HD Graphic ed un processore quad-core Intel Atom, ma di questi approfondimenti ne parleremo meglio nella recensione completa nel prossimo video. Intanto vi invito a condividere, a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, e da Chris Tech è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video.